Verso il dono, va bene, veniamo. Pasta e pollo, dai. Vai in cucina con Stephanie e Tudor. Vado a cambiarla, non combinare guai, eh. Ora ci bruciamo. Sono già pieno. Spero che consegnino a quest'ora. Mangia zitto. C'è sta mattina. Surri, guarda questo video e impara. Prima di iniziare col video, annuncio importantissimo. Dal 14 aprile avrà inizio il tour del Made in Internet. Vi ricordate i due eventi che abbiamo fatto a Montecatini? Quella cosa nel teatro dove lanciavamo le palle in mezzo alla gente, giocavamo insieme a voi, facevamo tanto casino? Ecco, diciamo che ci siamo lasciati sfuggire la mano, che abbiamo organizzato tante tappe a giro per l'Italia. Sarà un modo in più per incontrarsi, per giocare, per divertirsi insieme, con una sola però pecca: ci sono i posti limitati. Zitto cellulare. Questo significa che dovete sbrigarvi, perché i biglietti finiscono sempre presto. Io vi lascio qua sotto in descrizione il link per eventuali acquisti di biglietti o per maggiori informazioni. Le prime 4 date saranno le seguenti: 14 aprile al Palamangano a Palermo, ci sarà anche la special guest Simone Pagello; 30 aprile al Fabric di Milano; 7 maggio al Pala Catania di Catania; e il 21 maggio all'Estragon di Bologna. Ci vediamo là, pronti per fare tanto casino insieme a voi e per incontrarsi. Buona visione. Probabilmente mi vedrete fare questa cosa altre volte nei prossimi giorni, ovvero riparare la mia fotocamera. Smontare i pezzi da una parte per rimetterli da un'altra, che bello. Prima o poi si romperà del tutto. Vabbè, dai, adesso sei vlog. Beh ragazzi, questo è e bentornati in questo nuovissimo videovlog. Decisamente improvvisato. È 00:40, siamo appena tornati a casa. Devo ancora registrare un video di Clash Royale, anzi, quello che è uscito oggi, tra l'altro. E appena tornati abbiamo messo immediatamente il pollo a scongelare, perché abbiamo una fame assurda e abbiamo registrato tutto il giorno fuori casa. Furi sta dormendo, però Tudor è sveglio e adesso andremo a cucinare insieme. Ma una cosa che lui non sa è che adesso io farò anche un ordine su internet per una pizza. O un panino, insomma, vediamo quello che troviamo. Voglio vedere la sua faccia quando, dopo aver cucinato, arriverà del cibo. Sperando che a quest'ora ce lo consegnino. Ho trovato quello che fa per me. La piadina, romagnola. Sti cazzi, 18 euro, una piadina e una Coca-Cola. So soldi. Questo sarà l'ordine che farò. Vengono 27 euro. In realtà spero che consegnino a quest'ora. Orario di consegna appena possibile. Note per il ristorante. Una bella piadina ci sta a qualsiasi ora. Questo lo deciderò quando sarà arrivata la piadina. Arriva alle 1:25, adesso prendo i regali di Vicenza e vado a infortunare Tudor. Pom pom, pom 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 pom. Aiuto! Tudor. Ciao Sta. Dovete sapere che Tudor ha deciso che praticamente diventerà il nostro coinquilino, va bene? Ti ricordi, no? Abbiamo fatto sto scommesso. Punto numero uno. Adesso facciamo il pack opening dei regali che abbiamo fatto a Vicenza. Ok. Però velocissimo dobbiamo fare, perché poi andiamo a cucinare. Perché l'una di notte, eh? Dobbiamo andare a cucinare il pollo. Ho detto nel video. Ok. Pupazzo di Mew, fighissimo. Scimmia con la banana, fighissima. Dado rosso. Dado rosso per step. Tiro il numero. Se esce 6 cuciniamo. Se esce 88 non esce da 6. Diverse carte di Pokémon, che però io non ci capisco niente, quindi fammi vedere te. Un tritello di carte di Pokémon. Io ho cercato di riunirle tutte insieme, però c'è anche un album. Vi devo far vedere questa. Minchia. Questa è la più figa che mi avete regalato in assoluto. Io in pratica colleziono quelle col bordo d'oro, che sono le fuoriserie, e mi avete regalato l'energia psico. Vabbè, senza contare un bordello di ex. Tutte le altre ex, roba a profusione, vabbè. Una palla da rugby che ora non possiamo usare. Molto pericolosa. Sì. Le salviette per pulirsi le mani. Un bel disegno. Sembra che c'ho un po' gli occhi storti. Con delle carte all'interno. No, zio, quella del coltello del ristorante. No, zio, in quella dei cioccolatini che hanno regalato la madre di Sasha, Renata. Ma che altri cioccolatini ha inculato? Surri. No, zio, sei un animale. E forse è una cosa utilissima, l'adattatore per quando vai all'estero, per questo le prese. È stato un ottimo regalo. Ultimo, ma non per questo meno importante, raga. Ah, è dietro la scatola. La testa del nuovo personaggio di Minecraft, che figo. Grazie, raga. Grazie. E adesso andiamo a cucinare. E direi di sì. Andiamonos. Cosa prepariamo? Pollo. Passo. Scusa, ma chi è che chiama a quest'ora? Certo, diverso. Rispondi. Pronto? Salve, chiamo da Piadinasi, Regina. Stefano Libri? Sì. Ho appena fatto un ordine, giusto? Sì. Volevo dirle che sì, possiamo farlo, però purtroppo fra 2 ore. Perché abbiamo il fattorino fuori, sta facendo diverse consegne. Come tempistica possiamo fare quello. Prima non è possibile? No, mi dispiace. 2 ore magari abbondanti, perché ho chiamato il fattorino, però diverse consegne un po' sparse per Milano. Dov'è il ristorante? Verso il Duomo. Verso il Duomo, va bene, veniamo. Ah, ok, va bene, allora vi aspettiamo. E più o meno entro quanto è pronta? Cioè, può preparare subito che veniamo a piedi? L'ordine va bene, però vengo a prenderlo a piedi. No, per spiegarci un po'
come funziona. Nel senso che se vuoi ti ammazzo, annullarla, ti altrimenti se riesci a passare. Va bene, dai, allora veniamo a prenderlo. Allora, ti volevo pure aggiungere un'altra cosa, perché mi dicono della cucina, la coppazza riesco a farsi soltanto con tacchino e cotto. Tutte le piadine che mi hai chiesto. Ah, non c'è proprio il crudo? No. Quante erano le piadine in totale? La coppazza, un taccone e una sbandiera, sono tre. Cioè, uno è praticamente la sbandiera che è col crudo. Sì, sì, sì. C'è il salame, c'è qualcosa. Perché sennò magari facciamo un refund che ci dà dei soldi su Just Eat. Noi siamo lontani, non siamo proprio... Va bene, dai, allora annulliamo. Grazie. Va bene, scusate, salve. A te, ciao. Ma cosa stracazzo ti ordini a luna di notte le piadine? Tre piadine. Doveva essere una sorpresa. Dovevamo andare a prendere. Se c'è il crudo andiamo a prenderle. Non c'è il crudo, non c'è neanche il salame. Però cuciniamo, dai. Pasta e pollo. Dai. Mortacci tua. È tardi, mortacci. Cosa scivoli? Fammi andare a Duomo a piedi. Facciamola bene la pasta, no? No, zio, facciamo veloce. Pasta nel microonde, così facciamo prima. Pesto. Dite a Stefano che fa veramente male la pasta fatta al microonde. Non è ferro. Diciamo che l'esperto della pasta al microonde è Surri, però oggi improvvisiamo. 200 grammi. Vorrei farvi vedere che cazzo combina. Cioè, non puoi appoggiarla così sul coso sporco. Perché facciamo un astuccio di Favij? Non lo so, non me lo chiedere per piacere. Quanto pesa? È grande, hai coperto il prezzo. È grande, guardalo. Che problemi. Meno 12 grammi. Portacci il tutor. Chiudi sta roba. 13 minuti? 14? Quanto? 14 minuti. Il sale non serve, c'è il pesto, vai tranquillo. Ti avevo detto no che ho messo... scongelare il pollo. Eccolo qua. Ma che è successo qua al pollo? Perché no, zio, l'hai cotto. Come ho fatto a cuocerlo con l'acqua? Con l'acqua bollente. Bollente. Ma sei incoglionito. Il pesto non si riscalda mica. Cosa pesto? Il pesto non si riscalda. Per il pollo. Tu vuoi usare questa padellina per tutto questo pollo? Sì. Prendi una padella grande. Vuoi fare anche le carote? Sì, assolutamente. Le carote allora. Vai in cucina con Stephanie e Tudor. Cucina. Vai in cucina con Stephanie. Cucina. Agli ordini, signor capitano. Allora. Solo quest'olio? Sì. Ma guarda che figo. Sembra un cavallo. Sembra un elefante. Un elefante, vero? È un polipo, sì, raga. È un kraken. Non abbiamo chiesto a Suri se ne voleva un po'. Tanto l'abbiamo fatta tanto. Prendo le carote. Perché si vuoi? Questo voleva cuocere il pollo congelato. Tu l'hai cotto con l'acqua bollente. Si sta scaricando la batteria. Bravissimo. Vado a cambiarla, non combinare guai, eh. Stavo già assaporando la mia coppazza lì. La super piadina. Vaffanculo. Uè Gumba, come procede? Ehi. Lo mettiamo un peperoncino? Assolutamente. Carotine. Io. Facciamo bello piccante queste carotine? Ma sì, tanto sono l'una di notte. Direi intanto di finire gli avanzi che abbiamo. Per sapere che a Stefano piace mangiare. Tu hai appena buttato mezzo chilo di carote sull'olio bollente. Questo a casa mia si chiama fermino. Quando mangi qualcosa prima di dover mangiare. Casa mia si chiama rovinarsi l'appetito. No, è per mio. Voglia rovinarsi l'appetito. Non lo fa con voi. Fermino. A casa vostra come si chiama? Perché si accompagna con un bicchiere di vino. E le carote sono strapiccanti, eh. È arrivato, ragazzi. Ah, bella roba. Prendiamo il pollo. Mancano 7 minuti alla pasta, incrociando le dita. Ma niente, io non la tocco, che è una bellissima lì da un mese. Per dimostrarvi che non è scaduto. Dimostralo domani, va. Ci vediamo tra poco. Ti dico solo una cosa. Inquadrami. Vedi di non far volare le carote. Non so quello che vuoi fare. Pronto? Sì, sono pronto, ma... No, zio, no. Zio, basta. Basta. No. Un buon coinquilino è colui che rigoverna. Surri, guarda questo video e impara. Stefano diverse volte ha rigoverato questa cucina. È pronto. Tempo di tirarlo fuori. Ora ci bruciamo. No, stanno uscendo. Ma un polpo, zio. Un polpo, stanno scappando. Aspetta, zio, dov'è lo scolapasta? Sopra. No. Sotto. No, fuori. Fuori. Guarda che stavano uscendo come un polipo. Sti bastardi. Ma sono pochissimi. Zio, è mezzo chilo di pasta, siamo in due. È vero, tutta la confezione è mezzo chilo. No, raga, è una fracca, no. Fidati. Dai, dove la condiamo? Condiamo la pasta. Ah, sì. Da una vita che non mangio la pasta col pesto. Tra l'altro in una delle piadine c'era anche il pesto, Tudor. Nel video ho detto, mentre stiamo cucinando ci suonano e arriva il cibo. Voglio vedere la faccia di Tudor. Ma zio, che non è tanta. Questa carne l'hai girata? Carne ben cotta. Questo Stefano. Oh bello, non posso fare due cose contemporaneamente. Ma io stavo facendo le carote. Io stavo cucinando. Una cosa dovevi fare, perché c'è tutto questo? Sono più buone. Sì, sono più buone. Hai aggiunto dell'olio? No.
Un pochino. Dagli il colpo finale, no? Frecca mosci per domarli tutti. A morte sua. Aia. La pasta è pronta. Il pesto e il formaggio è obbligatorio, direi, eh. Olè. E ora tutti a mangiare in camera mia, perché anche il pollo è super pronto e super buono. Pure troppo pronto. No, fidati, è buonissimo. Sarà buonissimo se salto, però è... Vai. Vai, cracco. Piattamento. Non so se cracco impiatta proprio così. Cracco non impiatta così. No. Stavo per dire piatto, non incracca così. Udini, devi spiegare una cosa. Dove è finito il formaggio? È sparito il formaggio. Cazzo, davvero, buono. È in quadro forchetta. Portarci due. Cazzo, cosa? Il cucchiaio mi lasci. Sono dell'idea che fatta normalmente non al microonde viene meglio. Sai cosa hai scottato? Le carote che hai fatto. Avevi un ruolo. Io stavo rigovernando. Io stavo dovevi controllare la pasta. Certo. Facciamo vedere i piatti finali, scusa, eh. Ma che roba? E poi ci sono le carote bruciate. Noi non ti bruciate. Sono buonissime. Sono piccanti. Registrare Clash Royale. Editare Clash Royale. Editare questo video che esce domani. O con tutta sta roba sullo stomaco, voglio poi stare sveglio, no? In realtà ero pronto per andare a letto. Ma infatti la domanda è: perché stai mangiando? Perché tu mi hai convinto a mangiare, io non volevo mangiare in realtà. Sono carismatico. Sono già pieno. Dove sono le mie piadine? Ne vuoi un altro po'? Mangia zitto. Che è sta mafia? Cari amici, questo videoblog termina qua. Noi speriamo che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, spolliciate, commentate, condividete. Se ne volete altri, mi raccomando, scrivetelo qua sotto nei commenti. No, altri video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ma sapete tutto. Dai, te la finisco io la pasta. Oh, grazie. Tieni. Cucchiaio. E dico solo che la prossima volta mi potresti pure portare un cucchiaio. Cioè una forchetta. Ti ho portato il cucchiaio. Che palle, però avevo ordinato anche una Coca Zero. Non l'hai finita? Mortacci tua, non l'ho finita, non l'ho manco vista.